perdo trazione. Capito. Ce la fai ad entrare nei box al prossimo giro, Casper? Box al prossimo giro. No, devo entrare adesso, è ingestibile. Adesso sta arrivando Aiden. Resisti un altro giro, Casper. Non è un giro sotto? Sì, per lui c'è un'altra strategia in atto. E per me, invece? Sta entrando adesso. Attendi, Casper. Ok. No, non riesco a gestirlo. Arrivo anch'io. E per Aiden nessun problema, eh? Sii paziente, Casper, per favore. Perdo una posizione. E un'altra ancora. Va bene, andiamo, andiamo! Ok, magari non è stata la scelta giusta. Vedi se riesci a recuperare qualche posizione, Casper. Ci sono. Fai sembrare facile. Distacco dalla vettura davanti è 3,3 secondi. Distacco dall'auto dietro 2,1 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Thank you.
sei al quarto posto, quarto posto. Stacco dall'auto davanti, 12,0 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sei all'ultimo giro. Splendido, bella mossa.
Che guida splendida, hai vinto la gara. È un bel incontro tra Ackerman e Jackson nel garage, Luca. Credi che se ne diranno di belle dietro le quinte? Ma Ackerman sembrava proprio arrabbiato. Gli hanno detto di entrare al prossimo giro e invece eccolo lì. Una decisione azzardata. Non ti sembra che sia agitato? Secondo me i suoi problemi personali lo distolgono dalla gara. La scorsa stagione si sono tolti i punti a vicenda e anche quest'anno a quanto pare la strada sarà questa e sarà così. È il momento di consegnare ai piloti i trofei per la gara di oggi e a quanto pare nel paddock in molti sono felici per questo risultato. Sul gradino più alto del podio sale l'Aston Martin. Da fuori è apparsa come una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Congratulazioni, Casper. Gara dura. Puoi dirci di più riguardo le incomprensioni nel pit? Sfortunatamente queste cose succedono. Ho iniziato a sentire le gomme un po' strane, quindi sono rientrato. È stato un rischio calcolato. Non c'è altro da dire. Mi sono fatto da parte e ho finito la gara. Allora... oggi il problema a cui abbiamo assistito sembrerebbe una chiamata sbagliata dalla scuderia. Invece tra te e Aiden Jackson? Non dirò una bugia. Credo che sia chiaro a tutti. Aiden e io non ci siamo mai seduti a chiacchierare. Ciò può essere un problema. Ma siamo anche dei professionisti, quindi non ci facciamo suggestionare da queste cose. Sono certo che sistemeremo tutto. Perché lo chiedi? Beh, sembravi arrabbiato con il tuo team alla radio. La gente pensa che questo sia un segnale di qualcosa di più profondo. Come rispondi? Beh, certo che ero arrabbiato. Indipendentemente dal risultato di oggi, la scuderia non sta lavorando seriamente, secondo me. È frustrante. Vedremo cosa ci riserverà la stagione più avanti, ma abbiamo molto da fare ancora. Ottimo, ed è tutto. Non capisco, Zoe. Priorità al pit. Gli hanno appena fornito la nuova Power Unit. Lo fanno uscire dopo di me in qualifica. Questo ragazzino adesso è il primo pilota. Credo che non sia questo il caso. E perché lo pagano di più? Ah, ti rode ancora. No. Non lo so, forse. Preferivo non saperlo. Quindi non sono i soldi? Sono vecchio. No, non lo sei. Smettila, come pilota, lo sono. Ma dai, hai detto che questa era la tua ultima stagione. Glielo devo ancora dire. E quando lo farai? Presto. Ok, beh, nel frattempo non prendertela con Jackson. Ok. E non fare la vittima, non ti si addice. Sì. Ok. La prossima gara sarà a Zandvoort. Tutti faranno il tifo per te. Sii il loro beniamino. E... sì. Sii l'uomo che amo. Sei dolce. Ma è tutta farina del tuo sacco? Mi viene naturale. Non sono come Verstappen, io. Hai rovinato tutto.